Babbo Natale al gattile dell'Empa di Arezzo arriva con anticipo. È stata infatti consegnata proprio nelle ultime ore un'importante donazione di cibo per gatti. Diciamo un'attenzione così importante, direi, da parte dell'ufficio preposto comunale e dall'assessore non è poca roba. È veramente un sostegno alle gattare, anzi alle, diciamo, custodi di colonia, meglio, che possono veramente frugarsi, alleggerirsi, specialmente in questo periodo, di qualche spesuccia. È tantissimo mangiare, perché sono 3.831.000 grammi, mi piace dire così, della Monge, acquistati direttamente, e corrispondono a circa 50.000 pasti, perché sappiamo che ai gatti gli diamo scatolette, ma insomma diciamo bustine da 85 grammi, quindi è giusto avere questo termine di paragone. Comunque sono veramente tanto cibo, per cui grazie veramente all'amministrazione e grazie anche ai volontari EMPA e a noi che mettiamo tutto lo sforzo logistico di questi giorni. Modo di poter aiutare i custodi delle colonie e di dimostrare l'attenzione e la sensibilità di questa amministrazione nei confronti dei nostri amici animali. E intanto prosegue da parte di questa amministrazione la lotta contro la violenza sugli animali. Contrastiamo ogni forma di violenza, di maltrattamento, di abbandono rivolto verso gli animali e abbiamo istituito proprio un nucleo operativo della polizia locale, costituito da 2 vigili formati e appunto specializzati in questo settore, che controllano il territorio e rispondono alle richieste dei cittadini contro appunto il maltrattamento degli animali. E abbiamo avuto diverse richieste e loro sono intervenuti.